Zara fu incendiata proprio con le... è andata a fuoco per 3 giorni, tre notti, 3 giorni, era una fiamma continua. I nostri zii, fratelli di mamma, con la barca ci portarono all'isola, un'isola di Vergata, e lì siamo stati ospiti in un albergo, l'unico albergo che c'era nel paese. Papà, siccome lavorava in banca, dovette rimanere in banca. Dopo un po' di tempo continuavano sempre i bombardamenti e papà dovette lasciare tutta la banca, tutto quanto, perché era l'unico responsabile. Però quando ha visto le brutte, che ormai i bombardamenti si conseguivano giorno per giorno, prese le chiavi e se le portò appresso e venne a Zara, cioè, a Brigata. Vennero un pomeriggio questi partigiani a casa a chiedere con una lista dove c'era questo Ermenegildo Costa. E la mamma gli disse: guardi, no, non c'è adesso, starà con gli amici. Dice: va bene, torneremo. Quando è arrivato papà la sera, la mamma gli disse: guarda, siamo venuti a cercare della gente, mi sembra partigiani. A una certa ora sono arrivati sempre sulla porta, dice, e ha aperto lui. E noi stavamo tutti dentro una stanza perché c'erano altre famiglie, altre camere. E dice: sono io, gli ha detto. Dice: deve venire con noi. Allora dice: ma perché? Dice: deve venire in caserma con noi. Allora mamma gli dice: guarda, faceva freddo, insomma, prenditi il cappotto. Dice: no, 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 tanto torna presto. Da quella volta papà è sparito dalla faccia della terra. Nessuno ha saputo più niente. Ancora oggi noi non sappiamo in che condizioni e come è finito questa persona, e nessuno sa dire ni quando, ni come, ni il perché. Se non che dopo 15 giorni, 15 giorni trovavamo poi i muri degli alberi, sugli alberi mettevano dei manifesti dove diceva, c'è un proclama che il giorno tot e il giorno tot sono stati fucilati Tizio, Caio, sembrava tutta una lista di questa gente, però non ha detto, sono stati fucilati, non ha detto né quando, né come, né cosa, né perché. Capito? E dopo sotto la scritta c'era morte al fascismo e libertà ai popoli. Tutto lì.